Finito lo shakedown, dal 6 all'8 febbraio saranno in pista i piloti ufficiali. Oggi parliamo del lavoro fatto dagli ingegneri. Io sono lo Zam, questo è A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Il periodo invernale tra la fine di novembre e la fine del gennaio successivo è un periodo di riposo solamente per i piloti, mentre è forse quello più impegnativo per gli uffici tecnici e i reparti corse delle case. È in inverno, infatti, che sulla base delle indicazioni ricevute dal primo test svolto dopo la fine della stagione precedente, i tecnici devono tirare le somme e trasformare i prototipi portati in pista, quasi sempre una sola volta dai piloti ufficiali, in quelle che con pochi altri ritocchi diventeranno le moto ufficiali della nuova stagione. È una questione di tempo, con il regolamento attuale, con le limitazioni imposte ai test con i piloti ufficiali e con il calendario sempre più ricco di gare, i reparti corse devono finalizzare il lavoro di preparazione del nuovo materiale in solo 2 mesi. In pratica la stagione diventa una staffetta. Iniziano a correre gli ingegneri per poi cedere il passo a team e piloti ad inizio febbraio. Cosa succede nei reparti corse? Lo chiediamo al nostro ingegnere Giulio Bernardelle. È proprio Giulio l'ospite della 149esima puntata di A Tutto Gas. Buongiorno ingegnere, ciao Giulio, grazie di essermi ospite A Tutto Gas. Ciao Zam, grazie a te per l'invito, buongiorno a tutti. Allora, siamo in periodo di test, è stato fatto lo shakedown, dopo questo podcast andranno in pista i piloti, come ho detto, dal 6 all'8 febbraio, i piloti ufficiali per i primi veri test del 2024. Allora Giulio, cosa succede? Cosa è successo in questi mesi nei reparti corse? A te la parola. Ma sono stati 2 mesi di attività frenetica. Diciamo che l'attività poi parte in realtà prima, perché parte più o meno a metà stagione. Cioè a metà stagione più o meno le case iniziano a pensare a quelle che saranno le evoluzioni da portare l'anno successivo. Però date le limitazioni, come hai detto adesso te, che ci sono per fare i test con i piloti, di fatto quasi nessuno riesce a far provare durante l'estate, nelle pochissime occasioni che ci sono, la moto, il prototipo della moto, più o meno in una configurazione definitiva, diciamo, ai piloti ufficiali. È un lavoro che i collaudatori si incaricano di fare per almeno 6-7 mesi, che però anche per loro vuol dire andare a provare parti, piccole modifiche, e poi dopo, durante l'inverno, deve essere creato il mix, cioè deve essere fatto l'amalgama, e questi pezzi prototipali vanno poi a comporre quella che sarà la moto della stagione, in questo caso del 2024. Ecco. E quindi i piloti hanno ricevuto dei prototipi abbastanza ancora grezzi a Valencia, li hanno provati, hanno fatto i loro commenti, e gli ingegneri delle varie case hanno incrociato le dita sperando che andasse tutto bene, che non ci fossero commenti assolutamente negativi, che avrebbero comportato la necessità di rifare profondamente il lavoro che era già stato fatto. E quindi poi sulla base di quei commenti lì viene creato il mix, viene deciso cosa portare avanti, viene deciso anche che nelle aree dove c'è incertezza, dove comunque sono rimaste cose da provare, bisogna comunque portare in pista i pezzi evoluzione, i particolari nuovi, e quindi quei particolari lì devono essere prodotti in una quantità di pezzi, in una configurazione, delle versioni che sono diverse l'una dall'altra. Quindi bisogna attivare i fornitori, quasi tutti i reparti corse praticamente non producono nulla all'interno, ma fanno costruire i pezzi all'esterno da fornitori specializzati, e quindi è un lavoro assolutamente frenetico. Per cui, soprattutto da un punto di vista motoristico, ecco, il motore è quello che richiede la maggior parte di queste prove, insomma, di particolari di evoluzione, di configurazioni diverse. Quindi in pista a Sepang si presenteranno sicuramente tutte le case con diverse configurazioni di motore, proprio per far scegliere poi la configurazione che viene ritenuta migliore ai piloti ufficiali. E quindi lì c'è il grosso davvero del lavoro. Però anche la ciclistica
ha degli aspetti che devono essere rifiniti, quindi anche lì probabilmente si vedranno dei telai o comunque dei componenti, ad esempio il forcellone o il leveraggio della sospensione dietro, la geometria dello sterzo, cioè sono tutte cose che vanno definite facendole provare al pilota ufficiale. E poi negli ultimi anni c'è il tema dell'aerodinamica. Fondamentale ormai, sì. Fondamentale, abbiamo visto proprio durante lo shakedown, abbiamo visto, Giulio non so se hai già visto le foto, comunque si sono concentrati molto sul codone, sì. Ho visto tante novità sul codone, ma anche comunque sulla carenatura in generale, ecco, e con l'aerodinamica cosa succede? L'aerodinamica è un aspetto che ha portato ad un incremento della spesa notevole, perché l'aerodinamica, soprattutto l'aerodinamica della moto, la moto, l'abbiamo detto tante volte, ha una complessità decisamente maggiore rispetto all'auto dal punto di vista aerodinamico, anche se poi nell'auto se ne applica molto di più ed è una cosa ormai molto più consolidata da anni e anni. Però nella moto la difficoltà è quella che la moto ha dei movimenti che sono molto più ampi per quanto riguarda il rollio e il beccheggio, il beccheggio in particolare rispetto all'auto. Il rollio è assolutamente superiore rispetto all'auto, quindi la moto deve essere testata in configurazioni d'assetto che sono molto diverse l'una dall'altra, mentre l'auto sostanzialmente, diciamo che in via ideale l'auto va piatta e comunque l'auto da pista resta piatta costantemente nel giro di pista che fa. Quindi diciamo che quello semplifica molto il lavoro dei tecnici nello sviluppo. La moto invece è molto più complessa, esistono dei software, si chiamano CFD, che sono dei software tridimensionali che permettono di fare delle simulazioni di aerodinamica, però in realtà bisogna andare in galleria del vento. E le sessioni in galleria del vento sono molto costose, perché ogni volta che tu fai una modifica devi produrre un prototipo del particolare che decidi di modificare, devi montarlo, devi andarlo a provare, e quindi è un lavoro assolutamente dispendioso. Ma Giulio, in galleria del vento si usano ancora i piloti? Perché mi ricordo che qualche anno fa avevo fatto una chiacchiera con Michele Pirro e mi aveva raccontato che, caspita, vado in galleria del vento, è una roba pazzesca perché devi stare immobile per delle ore, insomma è abbastanza complicato. Poi so che qualcuno usa i manichini invece, come funziona, Giulio? Si usano entrambi, si usa sia il pilota che il manichino. Il manichino, diciamo, è più comodo soprattutto per il pilota, ma è anche più comodo perché il manichino è fermo. E in galleria del vento la staticità del veicolo nel momento in cui tu lo metti in una certa posizione d'assetto è fondamentale. Quindi spesso quando si fanno prove magari della configurazione d'assetto in curva è difficile che il pilota riesca a restare in posizione per tutti i minuti che servono per andare a raccogliere i dati. E quindi si usa il manichino. Però sono lavori decisamente dispendiosi, anche perché se poi uno si trova ad avere dei piloti di taglia diversa, diventa veramente complicato andare a fare lo sviluppo. Yeah. Infatti ancora ai tempi degli anni passati, ancora 20 anni fa, mi ricordo che poi Honda, ad esempio, chiamava tutti i piloti per un giorno o due in Giappone in Galleria del Vento con la MotoGP, perché veniva messa a punto, in quel caso lì veniva fatto un lavoro abbastanza semplice, cioè veniva deciso quello che era poi la forma del cupolino. Okay. Perché lì non c'erano le ali a quel tempo, quindi si andava solamente a battezzare quello che era il cupolino per andare a proteggere, diciamo, il pilota dal vento. Però ci dovevano andare tutti, privati e ufficiali. Molto interessante. Allora Giulio, torniamo un attimo indietro al discorso motore, che tu hai detto è forse l'aspetto, no, più complicato da definire prima dei test. Ecco, allora sappiamo che ci sono le concessioni, ne abbiamo parlato tante volte, quindi Honda e Yamaha non hanno questo obbligo di funzionare subito i motori. Anche sotto questo aspetto è un vantaggio? Cioè sotto l'aspetto dell'allestimento invernale o no? O questo non cambia? È un vantaggio enorme. Questo è il vantaggio più considerevole che hanno ricevuto costruttori giapponesi dalle concessioni, e cioè questo ti porta a poter permetterti di fare della sperimentazione per molto più tempo,
E questo è fondamentale, perché quello che è più cambiato rispetto a 20-25 anni fa, cioè nel, si è cominciato a mettere queste limitazioni quando poi è stato introdotto il regolamento della MotoGP, solo che negli ultimi anni le limitazioni sui test sono diventate veramente impegnative. Adesso praticamente c'è questo, in realtà esiste da molto, però insomma la stagione si chiude, una volta era inizio novembre, adesso si chiude a fine novembre, e poi restano due mesi di stop obbligatorio, e in questi due mesi qua si deve definire tutto. È chiaro che uno che ha le concessioni può dilatare questo lavoro qua in molto più tempo, e soprattutto può fare molte più prove con i piloti, che è fondamentale. Ci ricordiamo che negli ultimi anni, soprattutto in casa Yamaha, era stato detto varie volte, no, che i piloti avevano scelto una configurazione sbagliata e poi se l'hanno tenuta per tutto l'anno. E quindi questi errori qua vuol dire che sono facili da fare. Ecco, invece torniamo a Valencia. Finiti i test di Valencia, allora facciamo le due ipotesi. Prima ipotesi, quello che è stato portato non va bene, viene bocciato dal pilota, viene bocciato dai dati. C'è il tempo per rimediare fino da lì a febbraio o no? Ah sì, dipende. Allora, intanto ci sono due situazioni, no? Allora, diciamo, la situazione è tipo Quartararo, e in cui il pool di ingegneri si ritrova di fronte a un pilota che è assolutamente negativo e sostanzialmente gli dice in due parole o tre parole non va bene nulla, no? E quindi lì è una cosa drammatica, nel senso che in quel caso lì, diciamo, poi probabilmente non sarà proprio così, nel senso quando parlano tra di loro, no? Rispetto a quando il pilota parla con la stampa. Però in quel caso lì, diciamo, diventa difficile, perché tu comunque, al di là di non avere definito una configurazione di motore, di telaio, di aerodinamica, ma in realtà non hai nemmeno un'indicazione di quella che è la strada da seguire. E quindi lì i due mesi che rimangono sono assolutamente pochi. Diverso invece è il caso in cui magari non c'è nulla che funziona al 100%, però un'indicazione comunque l'hai ricavata. E questo vuol dire che poi devi proseguire in una certa strada di sviluppo e continuare a fare evoluzione. Quello, diciamo, diventa una cosa molto più facile, e essendo già stata impostata prima è anche più facile che nei due mesi rimanenti venga raggiunto un risultato. Ok, e invece il caso opposto, tipo quello della Ducati, va tutto bene, insomma il pilota in quel caso, soprattutto Bagnaia, soddisfattissimo del motore, altre cose non avevano provato a Valencia. Ecco, cosa è successo in questi mesi nel reparto corse Ducati dopo? In realtà, diciamo che la regola, la buona regola dovrebbe essere quella di non avere mai piena fiducia nel primo commento, no? E quindi comunque viene fatta un lavoro di analisi dati, quindi tutto quello che si è raccolto con l'acquisizione dati, con la telemetria, viene rianalizzato, viene valutato e vengono riposte delle domande molto più specifiche al pilota. E quindi il pilota viene chiamato a dare un commento molto più specifico in un particolare settore, no? Cioè relativamente al fatto di cercare di capire se quel particolare lì lui l'ha sentito come effetto che poi ha dato nella guida al veicolo. E quindi diciamo che è una situazione che può essere positiva da un punto di vista di umore, nel senso che comunque ti ritrovi a ricevere un premio, no? Il commento del pilota è stato premiante e quindi sembra vada tutto bene, però potrebbe essere anche una situazione che in realtà ti apre alla possibilità di avere dei problemi in futuro, perché magari il commento del pilota è stato frettoloso e non è stato fatto in maniera così precisa, così puntuale. Quindi comunque non bisogna mai smettere di lavorare. Da questo punto di vista qua conta anche molto l'esperienza che uno ha accumulato, che uno ha acquisito, e anche l'abitudine, ecco, a dialogare con i piloti e interpretare quello che loro dicono al di là delle singole parole che dicono. Ovvio, ovvio. Ecco, invece... E si va in pista Sepang, emergono dei dati, vengono raccolti dei dati e sensazioni eccetera. Ecco, cosa si fa nei test di Sepang, Giulio, e cosa si fa dopo i test di Sepang, sempre a carattere generale, sto parlando.
Ma diciamo che adesso, in questo momento, il lavoro per quanto riguarda i vari test è già tutto stato fatto e programmato. Cioè difficilmente in qualche settimana, in un mese e mezzo, si riuscirebbe a stravolgere, a rifare completamente da un punto di vista progettuale, no? Determinati particolari. Quindi in questi test che rimangono, a differenza di quello che è successo a Valencia, sostanzialmente si va a provare quello che è già stato costruito. E quindi prima di tutto viene fatto un programma di prove, che deve essere organizzato in maniera molto molto precisa, deve essere una cosa logica, e si spera di avere la fortuna, soprattutto dal punto di vista climatico, per poter compiere tutto il programma che è stato pensato. E questa cosa qua dovrebbe, diciamo, portare a una serie di test sia da un punto di vista motoristico, sia da un punto di vista ciclistico, sia da un punto di vista aerodinamico. Chiaramente, per quanto sia il tempo a disposizione, viene deciso cosa provare prima e cosa provare dopo. Quindi, ad esempio, si va a provare il motore per prima cosa o la ciclistica per prima cosa, a seconda della decisione che viene presa, però tenendo fermo tutto il resto, in modo da tentare di capire l'effetto solo di quell'evoluzione lì. Poi, nel momento in cui viene battezzata una certa configurazione, ad esempio motoristica, si inizia con quella configurazione lì a provare qualcosa di diverso, di telaio, di aerodinamica, in modo da arrivare poi alla conclusione dell'ultimo test con un'idea precisa di quella che è la configurazione ottimale che viene battezzata per l'inizio della stagione. Per la prima gara e per l'inizio della stagione. E invece, torniamo un attimo allo shakedown, ricordiamo il shakedown che si è concluso sabato sulla pista di Sepang, dove c'erano i collaudatori, c'era il debuttante Pedro Acosta, ma c'erano anche i piloti di Honda e Yamaha, grazie alle concessioni. Però volevo chiederti, Giulio, rimaniamo concentrati sui collaudatori, cosa significa fare lo shakedown? Cioè, cosa fanno esattamente questi piloti durante questi test? Beh, di fatto i piloti hanno i collaudatori hanno un doppio ruolo in funzione poi di quello che inizieranno a provare i piloti ufficiali. Intanto viene definito con queste prove qua di shakedown quello che poi sarà il programma che dovranno portare avanti invece i piloti ufficiali. E quindi questa qui è una cosa molto importante, perché vuol dire che prove di carattere macroscopico, cioè modifiche importanti, di solito vengono risparmiate al pilota ufficiale. Il pilota ufficiale di solito lo si porta a lavorare di fino su una configurazione che è già, diciamo, al 70-80% definita. Quello che viene fatto prima lo fa il collaudatore. Quindi il collaudatore finalizza, diciamo, questo lavoro qua con i test che vengono fatti sulle ultime evoluzioni messe a punto durante l'inverno. Quindi se qualcosa funziona bene viene passato al pilota ufficiale, se qualcosa invece non dovesse funzionare viene scartato prima che il pilota ufficiale ci salga sopra, in quel caso lì. E poi dall'altra parte il collaudatore ha il compito di fare chilometri, soprattutto questo vale da un punto di vista motoristico, per verificare l'affidabilità di determinate configurazioni motore. Invece c'è un altro aspetto da considerare, che è quello delle gomme. Cioè, invece dico che non c'entra con le case, ma insomma è un aspetto che sappiamo fondamentale, eccetera. Cos'è successo a Clermont-Ferrand in questi mesi, secondo te? Questo è molto diverso dal lavoro che veniva fatto una volta, quando c'era competizione anche tra gommisti, no? Adesso la competizione non c'è più. Il monofornitore, quindi Michelin, è subissata di una mole di lavoro enorme per la produzione delle gomme. Si inizia sempre a correre spostandosi da un continente all'altro, e quindi vuol dire preparare la produzione di gomme, di tutte le mescole che servono, di tutte le combinazioni, e preparare i container da spedire in giro per il mondo. Quindi questo è un lavoro veramente enorme, molto dispendioso, e quindi loro bisogna considerare che a questo punto qui hanno già pronte le gomme almeno per le prime 4-5 gare della stagione. Ah sì, sicuro, certo. Beh, ricordiamo tra l'altro che ne è saltata una, il Gran Premio d'Argentina è stato ufficialmente annullato, non verrà sostituito, c'è a rischio anche il Kazakistan, anzi secondo me il Kazakistan non si fa, questo io lo dico
da tempo, ma è comunque, insomma, il gommista deve essere pronto per tutte le gare che sono state messe in calendario. Giulio, hai qualcos'altro da aggiungere? Ma quello che rimane da il settore che rimane da spiegare un po' è quello che riguarda l'elettronica. Ecco, anche qui diciamo che siamo in regime di mono pacchetto hardware e software, e quindi evoluzioni non ce ne sono, e l'elettronica quindi serve solo da supporto all'aspetto motoristico, comunque alla configurazione di quelli che sono i sistemi di controllo della guida del pilota, no? Quindi diciamo che gli ingegneri elettronici fanno delle evoluzioni a livello software, a livello di mappatura soprattutto, e quindi lavorano più che altro in questi mesi qua andando a supportare il banchista che continua a far girare il motore al banco. Ecco, vengono provate delle configurazioni di mappatura, i banchi prova, ricordiamolo, oramai in MotoGP sono assolutamente banchi prova dinamici, quindi questi banchi qua permettono di simulare l'accelerazione motore, la frenata, permettono anche di cambiare marcia, quindi si possono fare delle simulazioni sul giro, per cui viene fatto ad esempio la simulazione del circuito di Sepang, e quindi viene portata in pista una configurazione di mappatura che è già molto evoluta, e quindi il pilota può partire da lì per guidare con la configurazione di motore nuovo. Cioè viene fatta l'evoluzione di motore, ad esempio viene evoluto l'aspetto della distribuzione, determinate evoluzioni di scarico, di aspirazione, cioè che sono evoluzioni di carattere meccanico, e poi con l'elettronica si tenta di finalizzare il lavoro tentando di arrivare all'ottimo dal punto di vista di erogazione. Ma il banco è significativo per l'elettronica? I banchi attuali sono decisamente validi. Chiaro che l'ultima parola ce l'ha il pilota anche in questo caso qua, però rispetto a tanti anni fa, quando si andava a provare quel motore che girava a regime costante, no, su banchi che erano puramente statici, adesso si può fare un lavoro molto molto più spinto. Allora Giulio, abbiamo visto lo shakedown, ripeto, dal 6 all'8 ci saranno i piloti ufficiali. Cosa ti aspetti da questi test, dopo quello che hai visto e dopo le considerazioni che hai fatto? Ma sai, questi test qua si dovrebbe iniziare a vedere quelli che sono i valori in campo. E quindi in casa Ducati io mi aspetto di capire, di iniziare a capire, sarà difficile capirlo poi da un test, due, ma insomma mi aspetto di capire quanto, e penso sia il cruccio di Marquez, quanto avranno a disposizione in più con la moto 2024 quelli che la potranno utilizzare, la moto 2024, quindi non lui. Okay? E quindi quanto sarà grande il salto che Ducati riesce a fare tra la versione 2023 e la versione 2024. Questo è il primo punto interrogativo enorme, no? Che hanno tutti, perché tutti, diciamo, sentendo poi i commenti che vanno per la maggiore, tutti pensano che Marquez sia in grado di azzerare tutto, addirittura di andare più forte dei piloti ufficiali, però sarà difficile che questo avvenga, e soprattutto dipenderà molto da quanto la moto 2024 è migliorata rispetto a quella dell'anno prima. E poi dall'altra parte resta da capire quanto del gap che avevano prima, cioè dell'anno scorso, saranno riusciti a colmare quelli che sono indietro, cioè tutti gli altri, soprattutto i giapponesi. Ecco, la mia curiosità è soprattutto riguardo ai due costruttori giapponesi Honda e Yamaha, per capire come sono messi, ecco. Perché secondo me la MotoGP ha bisogno di loro. Ecco. Sono d'accordo. Allora Giulio, non c'entra nulla con questo podcast, però tu sei un grande appassionato di Formula 1, è di questi giorni la notizia che Lewis Hamilton nel 2025 sarà vestito di rosso Ferrari. Qual è il tuo giudizio? Ma secondo me è la degna conclusione della carriera di Hamilton. Cioè, a me era molto dispiaciuto ai tempi che Senna non fosse riuscito ad andare a correre in Ferrari. Perché Ferrari è il punto d'arrivo per dei campionissimi di questo tipo qua. Hamilton ce l'ha fatta, l'annuncio secondo me è stato dato, non so se sia voluto, ecco, perché non so come poi, sai, si è parlato tanto di gestione Ferrari, non so come riusciranno a gestire una stagione in cui prima di partire per la stagione
c'è Carlos Sainz che sa già che non correrà più per la Ferrari, quindi quello è un errore secondo me abbastanza clamoroso, però penso che Hamilton se lo meriti, spero che non vada a finire come è andata a finire con Alonso e Vettel, cioè senza un mondiale, ecco, quindi spero per Ferrari e per Hamilton che un mondiale se lo portino a casa. Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, finisce qui la 149esima puntata di A Tutto Gas. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, ma soprattutto come sempre ringrazio il mio ospite, il nostro ingegnere Giulio Bernardelle. Grazie ingegnere! Grazie a voi, ciao Zamma, alla prossima! Ciao Giulio! Ciao!